a tutti cari amici e benvenuti da Adri Bijou. Guardate che bel casino, eh sì, diciamo che è proprio così. Guardate che bello, però mi piace tanto quest'oggi mostrarvi un po' di acquisti fatti sempre nel tempo di stampi in plastica da più persone, chi creative che si diciamo se ne sbarazzavano sia dal sito americano, no, di Malta. C'è una ragazza di Malta che vende su Etsy degli stampi di plastica e niente, adesso vi inizio a mostrare. Dunque, inizierei proprio da lei perché ho qui sotto mano, vedete il sito è negozio, diciamo Etsy, e vabbè, c'è un sito anche lei, diciamo personale, che è questo The Craft and Glitter Shop, però su Etsy lei vende i suoi stampi di plastica e devo dire la verità che leggermente mi ha deluso, perché cioè io sto facendo anche pubblicità, però chiaramente chissà se lo vedrà mai, però guardate un attimo. Allora, io da lei ho comprato questo stampo qui con i fiocchi di Hello Kitty. Adesso vi mostro qual è il problema di questi stampi. Allora, lei sostiene, forse mettendo questa visuale un po' più scura, si riesce a vedere. Lei sostiene, perché ce l'ho anche detto, sostiene che essendo fatti artigianalmente possono venire precisi come no. In realtà non è così, perché vedete, cioè, io capisco, no? L'artigianato, però se tu compri le placche con questi puntini, è normale che poi quando vai a fare il vuoto, perché questi vengono fatti con un'apparecchiatura che rende morbida questa plastica e poi si crea il vacuum, il vuoto, e sicché va a imprimere gli oggetti allora. Questo qui, ok, ci sta e va bene, ma questo qui no, è palesemente, vedete, non so se, forse ingrandendo, forse così. Allora, se zoomiamo qua, vedete palesemente i cerchiettini di questa placca di plastica, che poi non mi ricordo che materiale bene è. Vedete? Così ci sta anche su altri tre, quindi di questo stampo se ne salva uno solo. Meno male, perché l'ho pagato 7,50 euro, mica zero. Ho detto meno male, ce l'ho detto pure a lei, che uno si salvava, così almeno ne faccio uno. Dice sì, li puoi lucidare, ok, ma non è così, perché io quando devo farcelo, devo fare il prodotto finito, deve essere finito, ecco, non che poi ce lo devo lucidare, vabbè. Comunque, detto ciò, questa è la mia esperienza da questo negozio, diciamo, non, vabbè, lasciamo perdere. Mentre poi sempre da lei ho comprato questo, e questo qui invece pare che sia buono, insomma, fatto bene. Sono delle pozioni, le boccettine di pozioni fatte così. E vanno bene, d'altronde sono state fatte con la stampante 3D. Queste qui hanno proprio le loro lineette, ma questo sì, è giusto, perché però su dove tu vai a fare ed è liscia la sagoma, non devono venire questi cerchietti. Sarà che so troppo io fiscale. Vabbè, io quando faccio gli stampi miei, a me difetti non ce ne stanno, se no altrimenti non lo consegno. Cioè, vabbè, siamo fatti diversi nel mondo, dai. Comunque, questa è la mia esperienza per quanto riguarda questo negozio qui. Il resto sono acquisti fatti da due creativi che se li andavano a vendere, che non li volevano più. Dunque, inizierei da, allora, in queste bustine, no, queste bustine è un'altra persona. Inizierei da una prima persona, eccola qua. Abbiamo orologio che è bello grandicello, vedete quant'è rispetto alla mia mano, ed è molto molto bellino a mio avviso. Mi sa che non lo sto ad aprire perché comunque si può capire cos'è.
Questo invece lo devo aprire perché non si vede proprio niente. Allora, vediamolo ed è, eccolo qua, Jack Sally, e quello lì che non mi sto ricordando come si chiama, personaggi comunque che conosciamo tutti. Poi ho comprato questo, veramente nuovo, proprio come nuovo perché praticamente non l'avevo mai usato e me lo sono accaparrato io perché mi piace il discorso che ci sia, vedete, ci sia in particolare il peperoncino. Peperoncino che, a parte che io sono una divoratrice di peperoncino, nei limiti, non faccio le gare come certi dei Guinness, no, così no, non mi piace, lo gusto. Allora, vedete, l'ho comprato anche per farci lo stampo dopo di antisfiga, perché ci sta in questo periodo, ci sta, vedete, c'è questo tipo qua e quest'altro, e poi c'è comunque la melanzana, i piselli, i funghetti, carota, aglio, un po' di aglio pure, ma non ci fa, il pomodoro, le olive, zucca, carina, zucchetto, dai, è carinissimo. Questo qui mi è piaciuto, l'ho preso. Sempre qui ho comprato questo ragno con ragnatela, molto bellino, non enorme. Poi ho comprato questa ananas così, bellina. Dopo abbiamo questo famoso orsetto che è conosciuto nel mondo degli stampi, bellino. Poi ho questa che è una specie di Instagram o cornice scioglievole. No, non è che non è la Lindt, non sto facendo reclama alla Lindt, però vedete? Sciolta, che cola. Poi c'è questa bella gabbia toracica, mi è piaciuta insomma l'anatomia. Poi ho caduto? Beh, sempre, dai, si sa. Poi c'è questa malefica che si deduce da questa silhouette qua, con l'aquila. Vediamo di raccogliere se non cade niente. Allora, quello che è caduto è Marilyn, bellina. Dopo ho questo qui, che è allora è un personaggio che non so chi sia, però mi è piaciuto questo, cos'è, una seppia, picchiatemi nei commenti quando sbaglio, chiaramente, e vi do il consenso. Allora, non mi ricordo, vabbè, questo simbolo qui. Poi questo che è veramente una tavola, un enorme gattone, però questi occhi sono belli. Chissà se poi, rifacendo lo stampo, ci sono le americane che mi picchiano. Io, loro, non so, guarda, l'America qui, io capisco, no? Perché comunque io sono una che non danneggia il lavoro altrui. Poi c'è questo buffetto, non danneggio, però dall'America all'Italia, fratelli, dai, su, un po' di elasticità, che vado a farti uno stampo, vabbè. Comunque, finché io andassi a danneggiare una italiana, ma stiamo oltreoceano, cioè voglio dire, no? Da beccare a me, comunque, un po' di tolleranza, no, vabbè, lasciamo perdere, questo cuore alato e la D di Disney. Dopodiché ho comprato gli ultimi, che sono in queste due bustine, sempre usati. Allora, questi qui proprio un euro l'uno, proprio ultima scelta perché i migliori li avevano già acquistati e quindi, dai, però carino questo Tsum Tsum, deve essere malefica a questo punto. E questa qua, questi occhi, non lo so che ne verrà fuori, però comunque mi trovavo nella mischia, insomma, della roba, e quindi l'ho comprati. Poi c'è questo gelato qui, gelatino. Poi abbiamo una stella marina con pesciolino,
Fatti così, si vedono abbastanza anche le linee intorno, va carino. Poi c'è questo che è effettivamente un simile, un piccolo shake, di, sembra un anello, però volendo si può anche adattare ad orologio, però carino. Poi c'è questo cookie, così, ed un cupcake. E questo c'era in una bustina e poi nell'altra abbiamo sempre una di Disney. Poi abbiamo una chiave così. Poi c'è un oggetto non ben identificato. No, questo qui. Aspettate un attimo. Ah sì, deve essere il pinguino, perché poi c'erano tutti insieme a quel punto là, al contrario, sì, il pinguino, a quel punto là ho detto, ma sì, dammi di tutti, non se ne parla più. Babbo Natale, poi c'è questo veramente, questo è un oggetto non ben identificato, proprio non ci ho capito, è una balena, sì, diciamo, però gli occhi, guardate, non so quando lo farò mai nella vita, c'era, ho detto dai, babbo, dai. Facciamo tutt'uno, ma è veramente molto strano. Comunque, su tanti, uno un po' così è normale che ci dovesse essere. Questo qui non mi ricordo. Ah, è una mela, sì, morsicata col teschietto. Chissà se andrà così. Ecco, si vede meglio. Forse così. Carino, questo qua forse deve essere carino. Poi c'è una ciambella con glassa. Ed infine questo francamente non lo volevo, però ripeto, stavo in mezzo, c'era l'ultimo, dice ah non lo prendo, ho detto vabbè mettilo, perché non è che, non so se è un po' volgare, comunque mo, piacerà. Per... Ad ogni modo dai, nella mischia, nella mescola, ecco qua, io ecco, concludo questo video, perché sono già 12 minuti e qualcosa, però questi sono gli stampi in plastica che ho acquistato ultimamente. E dopo farò anche un altro video di stampi in silicone che comunque mi acquisti, non finiscono qui naturalmente. Bene, allora mi ha fatto piacere tenerci compagnia. Vi auguro una buona domenica e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!